Ciao, allora eccoci arrivate al video dei top di febbraio del 2016. Quindi iniziamo subito e vi mostro tutti i 5 prodotti promossi del mese. Partiamo con questo, che se lo trovo, eccolo. Allora, questo è il Elixir 79, il siero giorno, siero viso giorno dell'Yves Rocher. Allora, questo ne avevo due campioncini, quindi l'ho usato per un po' di tempo e mi è piaciuto molto, promossissimo, perché intanto è un siero, quindi è molto leggero, va a idratare la pelle senza ungerla, quindi per la pelle mista è perfetto. E poi io lo trovo che sia ottimo anche come base viso e quindi davvero questo prodotto anche in inverno io lo promuovo assolutamente. Secondo prodotto è questo, è promosso ma a propria sufficienza. Questo è lo shampoo solido della Lush, il Karma Shampoo. Dice che sbroglia i capelli in un'unica lavata di testa. Ok. Effettivamente io ho detto tutto quello che si poteva dire sugli shampoo solidi della Lush, perché mi piacciono, buon inci, buon potere lavante, ottima schiuma, ma il prezzo è davvero molto molto alto. E quindi io li consiglio a chi si sta approcciando al mondo del bio e per i prodotti per i capelli, perché i prodotti classici bio non hanno una gran schiuma anche se lavano bene e quindi potrebbero non piacere subito a primo impatto. Quindi questi sono prodotti che sono fantastici ed sono più simili a quelli convenzionali, anche se l'inci è ottimo e poi sono comodi, però il prezzo è davvero elevato, quindi promosso ma alla sufficienza. Promossissimo del periodo invece è questo infuso della Yoji Tea. Da quando li ho provati io non riesco più a farne a meno. Questo è zenzero, arancio e vaniglia, è un infuso che dice che ha zenzero, liquirizia, erba limonina, scorza d'arancia, pepe nero, estratto di vaniglia, olio essenziale d'arancia, menta piperita e anice. Ok, intanto è prodotto in Italia, ottima cosa. Questo non contiene teina, quindi è ottimo come infuso. Diciamo che durante l'infusione si sprigiona questo profumo di zenzero che si sente subito. E poi dopo si sente anche sotto un po' nel gusto il pepe nero, perché è leggermente piccante come gusto. È un gusto strano, è proprio un'esplosione di gusto. È anche leggermente decongestionante per il naso chiuso, quindi perfetto per l'inverno. E poi questo sapore così caldo, così avvolgente, così anche speziato e particolare, scalda davvero tanto, quindi è fantastico per l'inverno. Io mi sono lasciata coinvolgere e non ne posso più fare a meno. Unica cosa, l'arancio e la vaniglia si sentono davvero davvero poco, ma tutto il l'insieme è una cosa fantastica. Andiamo avanti, altro promosso è questa maschera per i capelli della M18. Si chiama Luxury Argan Mask 22. È una maschera per i capelli che contiene olio d'argan, pantenolo, aloe vera e proteine del latte. Mi è stata inviata dalla ditta e comunque sia è un prodotto professionale che si trova nei saloni che hanno questi prodotti oppure online. Questa che è un 250 ml costa sui 12 euro. Cosa dire? Intanto che è molto leggera, si applica bene sui capelli, il tempo di posa è molto veloce, proprio un paio di minuti, e lascia i capelli districati, morbidi, leggeri, ma non li appesantisce, che per i miei capelli è fantastico perché non tende a sporcarli. Trovo che sia un prodotto davvero molto valido, un po' caro sinceramente, e quindi se siete portate per acquistare i prodotti professionali anche nei negozi quando li cercate, provatelo, altrimenti continuate con le maschere classiche perché il prezzo è quello che è, però vale perché funziona davvero. E vi ho detto che sì, è un prodotto Made in Italy, quindi mi piace promuovere anche un po' il Made in Italy.
Ultimo promosso del mese è questo, sono le matite per sopracciglia degli Yves Rocher della linea Color Nature. Cosa dire? Intanto che ne ho finite due. Ve la faccio vedere perché è un po' piccolina, però anche proprio alla fine, che non riesco più a temperarla, ha ancora il colore. Il colore è questo. Non so se si vede, e dall'altra parte ha la spazzolina anche, quindi sono davvero molto comode. E anche questa è che è uguale. Allora, cosa dire di queste matite per sopracciglia? Io le adoro perché ne ho provate tante, ne ho provate tantissime, e con queste mi trovo benissimo perché la tonalità di cui dispongono consentono di trovare il colore perfetto. Questa, ad esempio, che è il 300, è perfetta per me, quindi proprio fa un colore naturale, un effetto molto molto naturale alla fine. È semidura, quindi sì, la mina tende a è abbastanza dura per le sopracciglia perché così dura a lungo, però comunque sia il tratto è netto e si può sfumare tranquillamente con la spazzolina ed non strappa le sopracciglia, quindi davvero io mi trovo bene. È inutile. Che altro dire? Questa, ho detto che è un risultato davvero naturale. Ah sì, dato che va temperata, io ho usato tutti i giorni, temperata più o meno ogni settimana, mi dura tranquillamente 2-3 mesi, quindi andiamo a ammortizzare anche il prezzo. E quindi io ve la consiglio perché sicuramente trovate il colore adatto a voi. Ultimi due prodotti che ho finito e andiamo molto alla veloce, due matite occhi della Kiko, queste due, che è inutile, io continuo a trovarmi bene, mi piacciono. Oltretutto devo arrivare a temperarle, uso un po' di scotch per riuscire a temperarle a fine perché c'è ancora la mina. E altro prodotto promosso e continuo a promuoverlo, sempre questa, la lacca della Splendor. Io questa la adoro, ma ve ne ho già parlato tantissimo. Quindi, questi erano tutti i top del mese di febbraio 2016. Se vi è piaciuto il video, mettetemi un like e iscrivetevi al canale per non perdere le prossime recensioni. Io spero sia stata utile e al prossimo video. Ciao!